Bene, buongiorno. Io vi chiederei gentilmente di accomodarvi, così cominciamo e rispettiamo soprattutto l'orario del minuto di silenzio che osserveremo. Grazie. Buongiorno e benvenuti a tutti. Un saluto anche al segretario generale, all'ambasciatore Segui, a tutti gli ospiti intervenuti oggi. Siamo qui per la presentazione, del bando per le borse di studio intitolate a Luca Attanasio, insieme alla Fondazione Mamma Sofia. Sono Dante Brandi, il capo dell'unità di coordinamento della comunicazione al Ministero degli Esteri. Ringrazio anche l'ambasciata a Kinshasa per il collegamento, l'ambasciatore Petrangeli e Zakia Seddiki che sono collegati con noi. Vorrei aprire questo incontro proiettando il videomessaggio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sulla ricorrenza di oggi, nella quale commemoriamo la tragica uccisione di Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo. Sono già passati 2 anni dalla tragica morte del giovane ambasciatore Luca Attanasio. Nel drammatico agguato al convoglio organizzato dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in Repubblica Democratica del Congo. Agguato che è costato la vita anche al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del PAM Mustafa Milambo. Alla loro memoria abbiamo dedicato e continueremo ad arricchire iniziative importanti anche prendendo spunto dalle idee di Luca. Nel quadro dell'azione di diplomazia per la crescita, alla quale ho dato impulso sin dalla nascita di questo governo e che guarda con attenzione prioritaria al continente africano. Il Ministero degli Affari Esteri, con la rete diplomatico-consolare e gli uffici ICE, sta realizzando un progetto economico intitolato proprio a Luca, l'iniziativa Attanasio, per rafforzare l'assistenza alle imprese italiane che si affacciano sui mercati dell'Africa subsahariana. In omaggio a Luca abbiamo istituito borse di studio per gli studenti dei paesi africani in cui ha prestato servizio e stiamo collaborando ad un progetto promosso dalla Fondazione Mamma Sofia, fondata con sua moglie Zakia. L'obiettivo è attirare sempre più giovani talenti in Italia per costruire relazioni durature tra le nuove classi dirigenti italiane e dei nostri paesi partner. In occasione della conferenza degli ambasciatori lo scorso dicembre, ho inaugurato insieme al sindaco di Roma la Scalea Attanasio del Palazzo della Farnesina. Al carabiniere Vittorio Iacovacci abbiamo intitolato la sala dell'unità di crisi dove quotidianamente vengono gestiti i piani di emergenza in assistenza agli italiani nel mondo. Insieme alle autorità congolesi abbiamo deciso di intitolare a Luca la via dell'ambasciata d'Italia. L'esempio di Luca e Vittorio è ogni giorno fonte di ispirazione per tanti giovani diplomatici sempre più spesso impegnati in prima linea, dove affrontano, affiancati dagli uomini e dalle donne dell'Arma dei Carabinieri, contesti complessi, situazioni di crisi internazionali e umanitarie, talvolta mettendo a repentaglio la loro stessa vita.
La loro dedizione, passione e senso dello Stato sono gli stessi con i quali i nostri diplomatici rappresentano l'Italia nel mondo, tutelando e promuovendo l'interesse nazionale delle nostre imprese, di tutti i cittadini italiani. Oggi più che mai ci stringiamo attorno alle famiglie di Luca e Vittorio che al servizio dello Stato hanno sacrificato le loro vite. Oggi più che mai rendiamo omaggio al loro prezioso contributo all'azione dell'Italia per la pace, la diplomazia, la cooperazione e la promozione dei nostri valori nel mondo. Grazie, senza ulteriore indugio cederei la parola all'ambasciatore Ettore Francesco Segui, segretario generale. Grazie, grazie a tutti. Come ricordava il vicepresidente del Consiglio, oggi è il secondo anniversario della morte di Luca, Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustafa Milambo. È molto significativo che noi ricordiamo Luca in questa sala concorsi, la sala concorsi del Ministero degli Esteri, dove anche Luca ha passato il concorso per entrare nella carriera diplomatica, tutti i diplomatici qui presenti, io stesso. E noi l'abbiamo fatto e desideriamo soprattutto ricordare Luca qui, in questa sala, perché il suo esempio in qualche modo può ispirarci per assicurare per far germogliare un futuro di solidarietà e cooperazione, che erano poi i sentimenti che improntavano l'azione di Luca. Ringrazio molto calorosamente l'associazione Mamma Sofia, i campus, gli altri enti che hanno partecipato e che partecipano a questa campagna per il lancio di borse di studio. E voglio ricordare che questa campagna è il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Università e Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si tratta di borse di studio, come ricordava il Vicepresidente del Consiglio, che andranno a beneficio di giovani studenti che potranno approfondire gli studi, potranno studiare l'italiano e potranno diventare ancora più vicini all'Italia, così come voleva Luca. E voglio ringraziare in particolare una persona, che è Zacchia. Zacchia, che è la più vera e la più autentica continuatrice dell'opera di Luca. Zacchia è animata dalla stessa attenzione ideale, dallo stesso spessore morale, dallo stesso altruismo che erano una caratteristica di Luca. Non è un caso che oggi noi ce l'abbiamo in collegamento da Kinshasa, dove ha voluto essere proprio a distanza di 2 anni da quel tragico giorno. Luca Attanasio non è un brand. Luca Attanasio è un esempio, ed è un esempio nel modo e nel senso più puro di questo termine. Mi augurio per i giovani vincitori che vinceranno queste beneficeranno di queste borse di studio e che essi potranno avvantaggiarsi di questa opportunità per se stessi, per le loro comunità, e potranno affrontare la vita con l'entusiasmo, l'intraprendenza, l'altruismo che Luca ha sempre saputo dimostrare. Potenziare lo strumento delle borse di studio è una parte fondamentale dell'impegno del Ministero degli Affari Esteri, degli altri ministeri che sono qui rappresentati. Noi vogliamo promuovere l'attrazione di talenti stranieri in Italia affinché possano formarsi qui e poi tornare nei propri paesi. Vogliamo promuovere il modello formativo italiano e siamo convinti, così come lo era Luca Attanasio, che da ciò possano nascere dei rapporti di cooperazione con questi paesi vantaggiosi, soprattutto protesi al futuro. E poi vorrei concludere soffermandomi soprattutto sul punto a cui Luca e noi tutti teniamo molto, che è quello delle giovani generazioni. E io qui mi rivolgo a tutti coloro che eserciteranno dopo di noi dei ruoli di responsabilità e che passeranno attraverso questa sala. E mio impegno da segretario generale è sempre stato che le giovani generazioni di funzionari potessero trarre ispirazione dalla vitalità e dalle opere di colleghi come Luca, in particolare da lui. E l'evento di oggi
un'altra piccola tessera di questo mosaico di numerose iniziative che la Farnesina ha deciso di portare avanti per alimentare nel tempo questa straordinaria forza ispiratrice che Luca ha saputo alimentare. È una forza, è un'ispirazione che io mi auguro possa sempre accompagnare sia i primi assegnatari di queste borse di studio, sia tutti coloro, tutti i colleghi che da questa sala muoveranno i primi passi nella loro carriera. Ci sono uomini che vedono le cose come sono e chiedono perché. Poi ci sono altri uomini che vedono le cose che ancora non ci sono e si domandano perché no. E io credo, così come lo crediamo tutti noi, che Luca fosse esattamente uno di questi uomini. Ci sono uomini che sanno dare gambe alle idee e Luca era uno di questi. E pensava in fondo che il futuro certamente può in parte essere al di là della nostra visione, ma non completamente fuori dal nostro controllo. Ecco, Luca era questo e noi vogliamo continuare attraverso questo programma di borse di studio ad alimentare questi sentimenti. Grazie a tutti. Grazie ambasciatore. Passerei la parola ringraziandola per la sua presenza qui, che appunto è un segnale molto forte, a Zakia Seddiki Attanasi. Buongiorno a tutti. Non è facile parlare per me oggi. Sono trascorsi 2 anni da quando il mio amato Luca ci ha lasciati. Ma anche se lui non c'è più, il suo spirito vive in noi e con me e con le nostre bambine. E mi dà la forza di andare avanti ogni giorno. Permettetemi di ringraziare il Ministero degli Esteri e tutto il corpo diplomatico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, che mi sono stati e mi sono vicini, e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo progetto di borse di studio in memoria di Luca, l'Università Telematica e Campus, ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, l'azienda Vexavit. Desidero manifestare il mio ringraziamento a tutte le istituzioni, a tutti i ministeri italiani, per quello che stanno facendo per mio marito. Un progetto che considero un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore. L'eredità di Luca è un modello per i nostri giovani, perché con umanità e semplicità portava avanti i suoi ideali di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli. Gli stessi ideali alla base di questo progetto di 43 borse di studio in lingua italiana, destinate a altrettanti giovani di 12 nazioni, per dare la possibilità di realizzare i propri sogni impegnandosi a realizzarli. C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta che desidero condividere con voi. Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso è il segno che ce l'hai fatta. Ecco, le mie ferite non mi rimangeranno mai completamente, ma oggi voglio concentrarmi sul sorriso, che è quella luce che tutti noi dobbiamo cercare di trovare nell'oscurità, anche quando sembra che tutto sia difficile e inutile. Quel sorriso che non abbandonava mai Luca, che era gioia, sole, positività. Nulla è impossibile e io sto cercando di trasmettere a coloro che stanno vivendo momenti dolorosi un valore importante, quella della speranza. La speranza che dopo l'oscurità può ricomparire il sole. In questo secondo anniversario della sua scomparsa ho deciso di tornare in Congo, il luogo della tragedia, ma anche quello in cui io e mio marito abbiamo creato un rapporto umano forte con bambine e donne in difficoltà, per dare un messaggio di continuità. Qui, dove Luca ha operato come ambasciatore fino alla fine dei suoi giorni,
e dove ha avuto la possibilità, grazie al suo ruolo, di portare avanti i suoi progetti e realizzare i suoi sogni. Qui è un luogo spesso martoriato dalle guerre, ma nel quale abbiamo costruito la nostra famiglia con amore e lealtà, superando qualsiasi difficoltà e diversità culturale. Qui con le nostre splendide bambine, che sono la prova concreta del fatto che non è vero che le differenze tra i popoli generino odio. La nostra unione è l'esempio che l'amore va oltre, oltre ogni barriera, oltre ogni limite, oltre le guerre. Ama Sofia è l'associazione che ho creato con Luca quando eravamo in Congo e oggi è la fondazione italiana con cui porto avanti la sua e la nostra missione sociale. Per concludere, desidero rivolgere un pensiero di affetto e vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina e a tante vite umane piegate da ogni forma di aggressione in Africa, Medio Oriente e in Asia. Restare indifferente equivale a essere complice di chi ha provocato tale ingiustizia. Indipendentemente da chi combatte contro chi e da quale ragione sia motivato, la guerra rappresenta comunque devastazione di vite, distruzione, negazione di tutti i diritti umani. Per questo il mio augurio è che in un futuro non molto lontano la guerra cessi di essere considerata una soluzione o una possibilità di vittoria, perché nasce e termina sempre con una sconfitta. Grazie. Grazie, grazie per queste parole, per questa testimonianza. Passerei la parola a Carmela Palumbo, al capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è patrocinatore delle borse. Grazie, è un'emozione parlare dopo la signora Zaki. Io desidero veramente ringraziare il Ministero degli Esteri, il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Sequi per l'invito e per questa bellissima iniziativa. Noi partecipiamo veramente con onore e commozione a questo evento che appunto è dedicato al lancio delle borse di studio promosse dalla Fondazione Mamma Sofia, in ricordo appunto dell'ambasciatore Luca Attanasio. Questa iniziativa appunto è stata sviluppata per volontà della signora Zakia e ha avuto fin dalla sua proprio presentazione il pieno sostegno del Ministero dell'Istruzione e del Merito. E noi condividiamo con la Fondazione Mamma Sofia la stessa visione del ruolo dell'istruzione. L'istruzione è uno strumento formidabile, forse il più potente per combattere la povertà e la violenza, soprattutto nei luoghi dove è più difficile vivere, studiare, lavorare, fare le cose normali della vita. Ma questo importante diritto umano diventa pienamente effettivo solo se ogni bambino, ogni ragazzo del nostro pianeta è messo nelle condizioni di esercitarlo. Crediamo che quindi sia necessario lavorare insieme a livello interistituzionale con le fondazioni, il settore privato, per garantire a tutti le opportunità di accesso all'istruzione attraverso la mobilitazione di risorse per le aree, a favore delle aree più svantaggiate. Dobbiamo prenderci cura dell'istruzione delle ragazze e dei ragazzi che sono nelle scuole e nelle università, ma anche raggiungere tutti coloro che non le frequentano. Abbiamo il grandissimo problema anche nel nostro paese della dispersione scolastica e dobbiamo dare visibilità anche a chi è invisibile. Queste azioni possono prevenire la violenza fuori e dentro le scuole, fornendo ai giovani spazi sicuri nei quali poter sviluppare i propri saperi e il proprio benessere. Quindi salutiamo con grande favore questo progetto che offre a 43 ragazzi e ragazze selezionate anche in paesi dove al momento ci sono situazioni difficili che hanno un impatto sull'istruzione, l'opportunità di poter seguire percorsi di laurea triennale e magistrale, oltre che apprendere una lingua e una cultura diversa per avere accesso ai nuovi saperi. La visione è che il Ministero dell'Istruzione e del Merito condivide con il MAECI e con il MUR
e con la Fondazione Mamma Sofia viene attuata sia con azione a livello nazionale che internazionale. In particolare a livello nazionale, il Ministero è impegnato nell'attuazione di politiche e iniziative per promuovere l'inclusione scolastica e prevenire tutte le forme di discriminazione. In particolare, le risorse del piano di ripresa e resilienza destinate proprio al settore dell'istruzione le abbiamo concentrate in azioni sui luoghi e sulle scuole a maggiore vulnerabilità, sia per garantire maggiori opportunità di accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia e per prevenire l'esclusione e la discriminazione e per rafforzare gli ambienti di apprendimento e le competenze innovative per tutti, quindi anche nelle scuole, diciamo, di periferia, di provincia. A livello internazionale, ovviamente, il tema dell'uguaglianza e dell'inclusione ci vedono fortemente impartita, diciamo, in tutte le azioni che riguardano la costruzione dello spazio europeo per l'istruzione. In ultimo, voglio dire che l'ambasciatore Luca Attanasio, lo diceva proprio il segretario generale, è un esempio. Il suo valore di esempio, credo che debba veramente essere portato in tutte le nostre classi, in tutte le nostre scuole, perché dal mio punto di vista rappresenta proprio la figura, una persona che ha fatto il suo dovere, forse più del suo dovere, in modo non burocratico, in modo non formale. Ecco, questo è davvero ciò che dobbiamo insegnare ai nostri studenti. Grazie. Grazie, grazie molte. Chiederei ora di intervenire al direttore generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero dell'Università e Ricerca, Gianluigi Consoli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio la Farnesina, ringrazio l'ambasciatore Sequi per l'invito a questa giornata commemorativa, che mi consente, come rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, di esprimere vicinanza alla famiglia dell'ambasciatore Attanasio a 2 anni dalla sua prematura scomparsa. Questa celebrazione ci consente di rimarcare ancora una volta la grandezza di un uomo che ha svolto il proprio compito con passione, con trasporto, e lo ha fatto a tutela dei diritti umani, civili e sociali. La grandezza dell'uomo di Luca Attanasio è data anche dalla modalità attraverso cui si è voluto ricordare la sua figura, attraverso borse di studio. Le borse di studio sono lo strumento reale di crescita e sviluppo delle persone, specie quelle che non hanno possibilità. Pertanto, davvero ancora un ringraziamento speciale alla Fondazione Mamma Sofia per lo sforzo che sta compiendo in questi anni. E grazie direi anche al sistema dell'alta formazione italiana per la sensibilità ancora una volta nei confronti delle istanze sociali e nei confronti come dire, che abbraccia principi di alto valore morale. Spendo 2 parole per dire quanto anche il Ministero dell'Università e della Ricerca si stia spendendo in questi ultimi tempi sul creare nuove opportunità, nuove borse di studio. Ne è un esempio anche l'ultima iniziativa in legge di bilancio, ma si è speso il Ministero dell'Università e della Ricerca anche per creare iniziative specifiche per studenti internazionali con ulteriori borse di studio. E vorrei anche evidenziare quanto si stia facendo specificamente nel continente africano, attraverso il finanziamento di iniziative importantissime come quelle della Fondazione Italian Higher Education with Africa, ma anche attraverso il seguire in maniera costante importanti progetti finanziati a valere sui fondi di Erasmus+. E da ultimo mi piace anche ricordare questa iniziativa incipiente, questa partnership incipiente con Scholars at Risk, che
che segna un momento di grande vicinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca nei confronti di realtà e soprattutto di docenti, di ricercatori, ma anche di studenti che si trovano in gravi difficoltà in tutti i quadranti geografici del mondo. Da ultimo, mi piace anche ricordare in questa sede quello che si sta facendo non solo nell'ambito dell'area education, ma anche della ricerca, finanziando e sostenendo iniziative importantissime come PRIMA, che segna sempre un ponte di collaborazione scientifica di eccellenza con il continente africano, con progetti davvero molto rilevanti in ambito water, energy and food. Grazie mille a tutti. Grazie, direttore Consoli. Vorrei chiedere adesso di intervenire ad Alfonso Lovito, il direttore generale dell'Università iCampus e socio fondatore di Mamma Sofì. Sì, grazie. Una citazione ultima mi inorgoglisce particolarmente. Io ringrazio Zaki Hasseddiki, che per me, Zaki, da quando ci conosciamo abbiamo contribuito alla realizzazione di questo progetto che oggi vede una seconda parte che è una parte più operativa, cioè quella della erogazione vera e propria delle borse di studio per più di 40 studenti bisognosi che provengono da paesi bisognosi. L'Università iCampus, evidentemente, tramite la mia persona, io devo ringraziare anche il Consiglio di amministrazione che ha avuto subito, senza discutere, un cenno di approvazione su questa iniziativa. L'Università iCampus è orgogliosa di partecipare a questa iniziativa, è un'iniziativa che è promossa, attraverso anche il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, che attraverso le sue rappresentanze internazionali poi veicolerà la pubblicizzazione dei bandi attraverso i quali si individueranno questi studenti e che se dovessero poi avere diciamo il deficit linguistico della lingua italiana noi siamo intenzionati a compensare con un corso di preparazione per il certificato di lingua B2 proprio da poter consentire che insomma l'erogazione del corso che viene fatta in modalità online attraverso la piattaforma iCampus poi sia effettivamente fruito nella migliore delle situazioni. È chiaro che sicuramente è un gesto sicuramente simbolico, 40 studenti o poco più sono pochi rispetto a quelli che sono i bisogni che questo tema coinvolge, però è un atto simbolico che ci vede protagonisti anche della diffusione della cultura italiana nel mondo, della lingua italiana nel mondo e forse ancora di più dare diffusione di un gesto che può dare la possibilità a studenti che non ne avrebbero avuto bisogno di poter trovare la via della propria autorealizzazione, che è, come dicevano gli esponenti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, credo sia l'obiettivo primario, poi quello di contribuire all'autorealizzazione degli studenti che non ne hanno bisogno. Ce ne sono in Italia, ce ne sono nel mondo, noi qui oggi siamo qui a contribuire alla realizzazione di un progetto che, se dovesse avere una buona riuscita, come mi auguro, è il primo mattone per costruire una casa più grande, un progetto che abbia una certa continuità e che faccio diventare stabile il rapporto fra noi come Stato e Università e i paesi che ne volessero avere l'opportunità di conoscerci. Ringrazio ancora Zaki. Eccomi, sono finito. Grazie molte. Vorrei ora coinvolgere la società Vexavit Italia nella figura del suo presidente, professor Placido Bramanti. Grazie per l'invito, grazie segretario generale. Anche noi siamo orgogliosi di partecipare in questa sfida che il nostro ambasciatore ci ha lasciato. Vexavit si origina la sua sede centrale in Svizzera, dove proprio lui ha iniziato la sua attività di ambasciatore e per una serie di atti conseguenti noi abbiamo seguito, indipendentemente da questo epilogo imprevisto, le sue attività
che si avvicinano molto a quello che Vexavit fa e produce a livello nazionale e internazionale. Ci si occupa infatti di una tecnologia avanzata, avanzatissima, che riguarda l'innovazione in tutti gli ambiti della salute e che permette di collegare sedi distanti e posizioni di criticità, così da poter essere corrette e monitorate. Quando lui parlava di solidarietà e di salute, e quando lui pensava soprattutto a quei 40.000 adolescenti che scavavano con le mani nelle miniere e toccavano il cobalto, che noi sappiamo quanto sia pericoloso, perché io sono un medico e so per quanto tempo ho avuto dei problemi lavorando anche in radiologia, e sa quello che significa minare la loro vita e la loro crescita. A parte l'aspetto culturale, c'è anche un aspetto di salute. E ci sentiamo coinvolti in questo progetto, non soltanto nella formazione, che ritengo che sia un evento validante e di grande sfida per noi italiani, ma anche per la crescita in settori che possono essere di ritorno a loro. Quello della salute è assai importante, e noi pensiamo di avere anche delle tecnologie che ci possono consentire non solo di migliorare l'approccio alla nostra lingua, ma anche di migliorare la crescita e la cultura nell'ambiente in cui potremmo anche produrre e attivare degli aspetti di protezione della salute e di prevenzione, soprattutto in ambito di sicurezza. Quindi, riprendendo un poco quelli che sono i grandi segnali che ci ha dato prima e che ci sta dando anche la sua signora, noi riteniamo di poter essere attivi in questo progetto, contribuendo non solo a sostenerlo, ma anche ad affiancarlo con iniziative tecnologiche e scientifiche che riguardano sia il mondo dell'università e della ricerca, ma sia anche quello della formazione, che sono estremamente importanti, prendendo dei bambini, trasformandoli in adolescenti che abbiano delle abitudini di vita corrette. Ricordiamo che il momento dell'agguato era proprio un momento che era dedicato alla correzione degli aspetti alimentari in una zona ad altissimo rischio, che è la zona delle miniere, che è la zona del saccheggio, dell'aggressione, dove 120 milizie, una contro l'altra, cercano di carpire da questi piccoli incolpevoli abitanti e portare all'estero il prodotto finale. Quindi noi ci siamo per interpretare il nostro ruolo, e siamo sempre più convinti che questa è la strada giusta, seguendo la nostra fondazione, che è un elemento di grande prestigio a livello internazionale. Grazie. Molte grazie, professore, per questa testimonianza e per questo sostegno. E vorrei chiedere analoga testimonianza di sostegno anche alla dottoressa Lidia Di Masi, responsabile relazioni istituzionali dell'ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria del Terziario. Grazie. Buongiorno, grazie. Un saluto a Zachia, che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente, grazie ad una grande amica comune, e a tutte le autorità presenti oggi. Intervengo per l'Associazione Nazionale per l'Industria del Terziario, che è fondata su dei valori molto particolari. Noi crediamo molto nel valore della persona umana, siamo per l'impresa umanocentrica, crediamo fortemente nell'etica e nella responsabilità sociale d'impresa. Le nostre politiche aziendali non si limitano alla tutela degli associati, sic et simpliciter, degli interessi morali, giuridici, economici, ma crediamo nel valore della solidarietà. Ecco perché abbiamo deciso di sostenere il progetto di Mama Sofia, così come siamo stati partner di altri progetti. Vi ricordo, a dicembre scorso, ad esempio, abbiamo sostenuto il progetto Next Together, gestito, curato dal Vicariato di Roma, per essere accanto alle famiglie e alle disagiate che si trovano nelle periferie romane. Noi crediamo fortemente, ripeto, in questa progettualità. Ci saremo e crediamo che attrarre questi talenti, i talenti dei giovani che saranno messi nelle condizioni di studiare, una cosa meravigliosa, puntiamo tanto sulla formazione anche noi.
consentirà veramente di portare un valore aggiunto all'associazione e alle associate. Diciamo sempre umanamente andiamo verso il futuro. E è un momento di emozione. Non lo posso nascondere perché avere vissuto questo momento che ci tocca veramente da vicino e ci accresce, è vero, ha ragione Zachia quando dice oggi deve essere una giornata di commemorazione, una giornata complessa che ci tocca nel profondo, ma deve essere anche una giornata che ci dà la spinta verso un futuro migliore per cercare di creare sviluppo sostenibile, coesione, cooperazione, soprattutto con questi paesi che hanno tanto bisogno di supporto. Quindi io ringrazio fortemente la Fondazione Mamma Sofia per averci dato l'opportunità di dare un contributo fattivo. Questo deve essere, secondo me, anche l'obiettivo delle associazioni datoriali, non soltanto tutela di, ma soprattutto condivisione di valori nel solco della DEI, della diversity, dell'equity, dell'inclusion, che devono, verso le quali deve essere orientata la nostra attività. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Abbiamo aperto questo incontro commemorando con un minuto di silenzio qui, come in tutta la rete diplomatico-consolare, la caduta di Luca Attanasio, la memoria di Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci e di Mustafa Milambo. Non è l'unica iniziativa che la Farnesina ovviamente ha messo in campo. Questa mattina ci sono state, oltre al videomessaggio del vicepresidente Tajani, anche le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ricordo di Luca, di Vittorio e di Mustafa. Volevo chiedere, per chiudere questo incontro di oggi, al nostro ambasciatore a Kinshasa, Alberto Petrangeli, quali altre iniziative sono previste lì a Kinshasa proprio oggi. Grazie Alberto. Grazie, grazie Dante. Io innanzitutto vorrei ringraziare Zachi, Mamma Sofia, l'Università e Campus e tutti gli enti, le organizzazioni che hanno reso possibile questo progetto, che è importantissimo e in continuità con l'opera di Luca qui a Kinshasa, con l'entusiasmo con cui si gettava nei progetti che chi lo ha conosciuto ben conosce. E per l'istruzione è una questione fondamentale per il Congo. 100 milioni di abitanti, età media 17 anni, significa che 60 milioni di abitanti hanno meno di 24 anni e quindi sono in età, diciamo, scolare o di istruzione superiore. Quindi si tratta veramente di un contributo importante. E mi sembra il modo, forse uno dei modi migliori per ricordare la figura e l'impegno di Luca qui. Oggi avremo altre attività, a mezzogiorno l'arcivescovo di Kinshasa, Cardinale Ambongo, e il nunzio apostolico, Monsignor Ballestrero, celebreranno una messa in ricordo di Luca, di Vittorio e di Mustafa. Poi nel pomeriggio alle 15 avremo una piccola cerimonia qui in ambasciata di dedica di un'opera d'arte alla memoria di Luca, Vittorio e Mustafa. E poi il governatore di Kinshasa scoprirà la targa che intesta la via dove sorge l'ambasciata a Luca. Infine nel pomeriggio, in serata, alle 19 presenteremo le borse di studio alla comunità accademica e agli studenti congolesi. Appunto, il bando verrà pubblicato tra pochi minuti sul sito della nostra ambasciata e quindi siamo orgogliosi di essere poi primi anche a diffondere il bando tra i possibili utenti qui. Quindi queste sono le attività che si pongono appunto in una linea di continuità con il lavoro che Luca ha svolto qui. E è importante anche l'aspetto appunto di promozione della lingua italiana che sottende questa iniziativa, perché qui c'è una grande attenzione, un grande affetto nei confronti dell'Italia che Luca sicuramente ha saputo ravvivare e consolidare. Grazie. Grazie Alberto, allora vi lasciamo ai vostri impegni, io ringrazio tutti gli intervenuti per essere stati qui e, come già anticipato, ci sarà un comunicato stampa a valle di questo incontro con la descrizione dell'iniziativa in corso. Grazie a tutti. Grazie.